La semplicità è alla base di tutto questo, me l'ha insegnato Ettore Sozzas nel 1978 in via Manzoni, e è lì dove faticosamente ho iniziato a imparare il mestiere dopo una laurea summa cum laude che non è servita a nulla. Ci sono varie scuole di pensiero, quelli che dicono che l'architetto è comunque designer, sono vicino a questo pensiero, ma allo stesso momento mi rendo conto che il product design, ovvero la serialità, segue logiche diverse, motivo per cui il nostro studio di design è in Corso Venezia e non in Via Appiani. In questo momento mi piace esplorare la possibilità di seguire una strategia olistica, che è quella per l'appunto di Sozzas e di altri maestri come Achille Castiglioni, come Magistretti, che hanno tentato di fare la piccola scala, si fa la piccola scala, si fa la grande scala e si cerca di dare un insieme che funziona. La sostenibilità è inscindibile, senza la sostenibilità è meglio non fare gli architetti, è meglio smetterla e cambiare mestiere. Io non vorrei mai parlare di sostenibilità, l'abbiamo abolita nel 2001 contestualmente alla caduta delle torri di New York, quando abbiamo capito che la gente per strada, anche a New York, ha iniziato a salutarsi. Abbiamo capito che la sostenibilità è condizio sine qua non per ogni architetto, quindi è perfettamente inutile parlare di sostenibilità, dobbiamo parlare di consciousness, siamo consci di avere un problema che va risolto. Edilizia ecologica è tautologico, l'edilizia se non è ecologica non esiste, non ha senso di esistere. E penso che è meglio essere consci che l'edilizia può contribuire in vari modi a migliorare il nostro pianeta Terra. Il progetto che mi sta più a cuore è sempre il prossimo, in questo momento a Seoul, nella Corea del Sud. Siamo concentratissimi di fare bene il nostro prossimo progetto.